Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Parleremo di che cosa? Parleremo del secondo episodio di Jack 3. Che cosa andremo a fare qui? Nell'episodio precedente abbiamo parlato dei due eroi, Jack e Dexter, giusto? Ho fatto anche un post dedicato a loro, che c'erano Cor, Kaden e i due eroi, Jack e Dexter. E in più ho anche messo le avventure precedenti da Jack and Dexter Precursor Legacy a Jack il Rinnegato. No, Jack and Dexter Precursor Legacy a Dexter, Jack il Rinnegato e Jack 3. Ed ecco, lo stiamo facendo questa nuova avventura. Comunque, vi auguro una buona visione. Non ricordo cosa potesse esserci, vabbè. Comunque, buona visione. No, ma perché si è sfocato? Oh. Comunque, dove dobbiamo andare? Avevamo fatto nell'episodio precedente la battaglia, vero? Hai fatto delle belle mosse combattendo nell'arena, ma io dico che se durava ancora un po' scoppiavi. Stai parlando con me? Già, stai parlando con lui? No, sto conversando con lo spirito della mia cara mamma. Ma certo che parlo con te! Voi due venite dal grande fumo, vero? Ma tu chi sei? La persona che comanda in questo posto, chiaro? Mi chiamo Cleaver. State con me, ragazzi, e mi occuperò di voi. In effetti, avrei un lavoro proprio adatto a voi. Andate con il mio lucertolone saltatore a caccia dei ladri che stanno svuotando i miei magazzini. Prendetene almeno 6, e io vi lascerò guidare uno dei miei veicoli da corsa. Sperando che Damus vi permetta di uscire dalla città. Questo non è un problema. Odio salire sugli animali! Mi fanno innervosire! E tu che cosa saresti, Dexter? Scusa. Tu sei un animale anche. E lo sto facendo, Dexter. Dove caspita è andato? Là! Non è scampo! Dove? Dove? Ne mancano 3 ragazzi. Altre 2. Bello usare questo lucertolone. Sembra un drago. Ma chissà che razza di creature sono, visto che questo è un altro pianeta rispetto al nostro. Eccone un altro. Dove caspita se n'è andato? Questi mi sparano! Ecco l'ultimo!
E dove? Questi mi stanno sparando. Là è. Ora dove dobbiamo andare? Qua ragazzi, che strano artefatto! Guarda quei tipi, sono strani, Ben vestiti! Non sapevo che la gomma fosse di moda! A che stai lavorando, Monaco? Questi non sono affari tuoi, animale. Senti, abbiamo avuto una settimana difficile, non provocarci! L'arena parla chiaro, essere oscuro. L'odio consuma i tuoi occhi. Bene, grazie del consiglio. E ti distruggerà. Farai la fine dei precursor che si sono distrutti da soli. È diverso dagli altri oggetti precursor che abbiamo visto. Questi artefatti sono una mostruosità. Uno è caduto nel vulcano. C'è stata una spedizione sulla montagna, ma i monaci non sono tornati. Il vento porta notizie nefaste. Sento che la rinascita del mondo si avvicina. Per me tu sei stato un po' troppo sotto il sole. Andiamo, Jack. Dovete lasciare questo posto. Gli eroi si illudono di salvare il mondo e non riescono nemmeno a salvare se stessi. Non conoscete la forza dei poteri oscuri che sono in azione qui. Non parlarmi di poteri oscuri. So di cosa parlo. Non immischiati. Forza. Questo è un altro minigioco. Fantastico. Sarà un computer. Non ho fatto manco un errore. Troppo facile. Non toccarlo, è eco oscuro. Sei stupito, vero? Non te l'aspettavi? Forza, fagli complimenti. Questi sono eco cristalli solidi. Si narra da generazioni che sono loro a dare energia alle più potenti tecnologie precursor. Strano, sta parlando in un dialetto antico. La più antica forma precursor. Dice qualcosa sul recupero di un mondo non terminato. Sembrano delle coordinate, come quelle che... Sta ricevendo un segnale veramente potente. Non credo che quello di cui sta parlando ci piacerà. Neanche tu puoi salvarci da questo eroe. Ehi, qui il vero eroe sono io. Puoi chiamarmi il fulmine arancione. Sassin! Potrai anche essere del colore dei nostri creatori, animale, ma abbiamo un piano per salvarci da soli. Non immischiatevi nei nostri affari. Tu e il fulmine arancione non siete benvenuti qui. Penso che ora ci saranno le teste di metallo, chissà. Le teste di metallo, dai. Fa che sia la volta buona. Usiamo i lucertoloni, meglio. Levatevi di mezzo. Sì, le teste di metallo a posto.
No, non penso. Oh sì. No. Sono novellini questi. Ride bene chi ride ultimo. Vedremo chi. Mordeti la lingua, topastro, o ti riduco in polvere. Che alto fetente sti precursor. Ho tre parole da dirti. Lavati i denti. Bei giocattoli. Vi piacciono, vero? Noi li usiamo per le missioni nel deserto quando andiamo alla ricerca di nuovi artefatti. Ruote robuste per lavori duri. Ci hai detto di usarli? Sì, certo, l'ho detto. Ma non vanno bene per voi. Questi sono per i campioni. Voi potete usare quello. Che scatoletta! Sembra adatta a te. Salta su, Dex. Guido io. Allora, vuoi scommettere qualcosa sulla gara? Se vinci tu, ti lascerò quel veicolo fino a quando resterai in vita. E se vinco io... Non ho nulla da darti. Ehi, quel tuo amico roditore è un po' ossuto, ma ripulito per bene e imburrato sarebbe un'ottima cena. Ti do il mio veicolo in cambio. Scordatelo, amico! Jack non lo fai per... Andata. Senti, non preoccuparti. Se c'è una cosa che so fare, è correre. Una gara, no, le teste di metallo non ci sono in questo episodio, peccato. Però... è un allenamento, ok. Era l'altra parte, aspettate, ho sbagliato. Bella sbandata. Sì, la gara. Possiamo partire. Adio. Oh, wow. Sono in testa. Soltanto tre giri. Ma cosa? Che stupido! No! Meno male che non era l'ultimo giro. E là avanti. Però l'ho superato, non facciamo casini questa volta, Non facciamo a modo nostro. Perché se facciamo a modo nostro finisce male. È dietro di me, vero?
Dai! No! L'ultimo giro era questo in realtà! Stiamo attenti, eh! Era questo l'ultimo giro! Cleaver è dietro a me. Potrebbe anche raggiungermi. Dai. Ho vinto stavolta. E vai. No, i cacciatori del deserto! Oh, attenzione! Non qui, Divan. Il mio consulente dice che sei un abile pilota. Ma me la cavo. Potrebbe esserci utile, Davos. Forse dovresti tenerlo per ora. Dacci, Becca! Ci sono parecchi artefatti nascosti tra le dune del deserto. Le tempeste di sabbia fanno affiorare oggetti che sono rimasti sepolti per secoli. Prendi il veicolo e trova tutti gli oggetti che puoi prima che si scateni una tempesta. Ah, e ricorda, se ti sorprenderà una tempesta, non avrai alcuna speranza di sopravvivere. Ah, bene! Grazie dell'informazione! Ah, devo farlo obbligatoriamente questa missione. Ho 36 secondi. Eccolo là. Mancava solo questo. I cacciatori del deserto. Guardate come mi sparano. Non hanno meglio da fare. Guardate questi cacciatori.
Vai. Ma levatevi di mezzo, stupidi cacciatori del deserto. Sta arrivando una tempesta. La tempesta peggiora. Questi dannati cacciatori che si immischiano in cose che non dovrebbero. Levatevi. Che dite, raga? No, è nel prossimo episodio. Beh, ma possiamo concluderlo qui, va bene il secondo episodio. Beh, ragazzi, spero tanto che questo video bene di Jack 3, episodio 2. Facciamo la prima gara nel deserto. Vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e un bel like. E noi ci vedremo in un prossimo video con Jack 3, episodio 3. Che cosa andremo a fare? Quell'episodio me lo ricordo benissimo. Andremo a combattere con le teste di metallo del deserto. Non vedo l'ora. Comunque, ci vediamo alla prossima. Ciao!